importante. La sicurezza in rete. Noi abbiamo già fatto 2 ore di lezione con la professoressa La Monaca e il prof Ceresoli per capire quello che può succedere se usi male internet. E ci hanno fatto alcuni esempi, tipo il cyberbullismo e altre cose. Però mi hanno, almeno a me, parecchio spaventato. Appena arrivato a casa ho cancellato il mio profilo di Instagram e non ho più toccato il cellulare. Ah, io non l'ho neanche acceso, in effetti anche a me hanno spaventato tanto. Comunque, oggi siamo andati a vedere uno spettacolo al Teatro del Buratto proprio per approfondire questo argomento. E c'erano 3 attori che interpretavano 3 personaggi e narravano la loro storia. E c'era una che aveva un blog proprio come il nostro, solo che lo utilizzava molto male. Un'altra era innamorata di un ragazzo, gli ha mandato delle foto un po' così e l'amico di questa ragazza ha fatto girare queste foto per tutta la scuola. E proprio questo amico veniva molto preso in giro, probabilmente anche per questo che ha fatto girare quelle foto. E lui si rifugiava dentro internet. Dopo lo spettacolo ci hanno fatto un dibattito, abbiamo fatto un dibattito con gli attori e una psicologa. Noi abbiamo scritto su dei fogliettini le nostre impressioni e o quello che non avevamo capito o se no delle domande e poi ne abbiamo parlato tutti insieme. Tipo che chi non aveva molto capito la fine dello spettacolo. Le storie erano un pochino inquietanti, non sì. Trovi? Un altro argomento di questa settimana è che ci sono state le prime azioni della settimana delle lingue. La nostra classe Grezia è andata prima, Serena è andata seconda. Nelle altre classi non lo sappiamo, però questa settimana delle lingue è stata abbastanza divertente. Ieri abbiamo fatto 2 ore di educazione sessuale, che non so, ma per te, ma per me sono risultate meno imbarazzanti di quello che pensassi. In effetti, perché parlarne coi compagni è un conto, ma parlarne coi professori è un altro. E ci hanno tenuto il corso la prof Tecchio e la prof Bonanti, che è la prof di matematica della seconda F. Comunque, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace. Se invece non vi è piaciuto, mettete un non mi piace. Ringraziamo Giada che ci ha ripreso. Noi speriamo che mettete mi piace. Ciao! Ciao!